Bentornati su Fame Chimica e soprattutto benvenuti nella mia cucina, ho sempre sognato di dirlo. Oggi sarò io da solo perché è il buon Ricky a lavorare, a fare altro, però oggi la parola fame in Fame Chimica prenderà un pochino più di significato, perché oggi parleremo di cibo e parleremo dei modi di trasformare la propria cucina in un laboratorio, ovviamente dopo la sigla. Oggi parleremo sì di cibo, ma di cibi un pochino strani. Parleremo di tutte le tecniche molto particolari per creare appunto cibi particolari in cucina. E il primo, non so se lo conoscete, è il gelato caldo, ossia appunto gelato che però è solido ad alta temperatura e liquido a bassa temperatura. Tutto questo è dovuto grazie a un composto chimico che si chiama metilcellulosa, che è un derivato della cellulosa, ossia appunto quella che compone il fusto di tutte le piante. La metilcellulosa è un idrocolloide, ossia una sostanza chimica che se mischiata con acqua calda tra i 50 e i 70 gradi centigradi forma un gel. Questo significa che le molecole di metilcellulosa non si sciolgono ma creano una sorta di dispersione in cui si forma una rete aggrovigliata di queste molecole. Quello che è particolare della metilcellulosa è che si solidifica se scaldata e si scioglie se raffreddata. Questo permette quindi agli chef di creare appunto dei piatti molto particolari come il gelato caldo. La seconda tecnica di cottura che andremo a vedere è la cottura cosiddetta sous vide dagli chef e i grandi intenditori, ma è fondamentalmente la cottura sottovuoto. La cottura sottovuoto è stata sviluppata dalla NASA a partire circa dagli anni 60 per studiare appunto la cottura di cibi nello spazio, anche se ha preso piede circa in Francia un decennio dopo. È stata studiata però a partire dagli anni 90 ed è stata definita la più grande invenzione tecnologica in ambito culinario dopo l'invenzione del microonde. Il vantaggio principale di questa tecnica è appunto dovuto al vuoto. Infatti i cibi, se bolliti, perdono circa il 60% dei nutrienti, mentre se cotti sotto vuoto li mantengono tutti. E un altro esempio è la carne. La carne, se cotta normalmente, perde circa il 40% del volume, mentre se cotta sotto vuoto lo mantiene al 100%, come potrete vedere in questa foto. Inoltre, la cottura sotto vuoto previene eventuali reazioni di ossidazione che possono cambiare il sapore dei cibi. La cucina è spesso descritta come un'arte, appunto. Pensate solo a quanti tipi di cibi esistono e a quanti stanno bene tra loro. Pensate a uova e bacon, visto che io mi trovo in Inghilterra, oppure per tornare in Italia a pasta e pomodoro, oppure a cioccolato bianco e caviale. Questa non è tanto scontata, ma lo è secondo una teoria del cibo che si chiama food pairing, ossia accoppiamento tra cibi. Secondo questa teoria, i cibi che condividono il maggior numero di aromi al loro interno stanno bene insieme. Sempre secondo questa teoria, l'80% del sapore che noi percepiamo è dato da come il nostro naso capta appunto questi aromi. Questa teoria è stata sviluppata durante il XXI secolo e gli aromi vengono identificati tramite tecniche analitiche quali la gas cromatografia a spettrometria di massa, o GCMS per farla breve, in cui i cibi vengono volatilizzati e tramite una massa, che è un rivelatore, vengono identificati gli esatti componenti chimici all'interno del cibo. Utilizzando questa teoria, tutti gli chef potranno quindi determinare quali cibi condividono il maggior numero di aromi e quindi di conseguenza quali cibi staranno bene insieme. Un altro esempio, dopo quello di cioccolato bianco e caviale, che il cioccolato sta bene anche col cavolfiore. Torniamo ora al caviale, quello che sta tanto bene con il cioccolato bianco, abbiamo appena scoperto. Beh, esiste un metodo chimico per creare delle sfere simili in tutto e per tutto al caviale, però contenenti un altro sapore, quindi un altro cibo. E questo avviene grazie a una molecola chiamata sodio alginato. Ma come avviene la formazione di queste sfere? Beh, il sodio alginato diventa un gel quando viene disperso in acqua e viene sempre utilizzato con dei sali di calcio. Questo perché così gli atomi di sodio del sodio alginato si scambiano con gli atomi di calcio dei sali di calcio, solo che gli atomi di calcio possono fare due legami e fanno quindi legami incrociati fra due molecole di alginato, creando quindi queste sfere gelatinose che noi siamo abituati a vedere ad esempio all'interno dei bubble tea. Arriviamo ora all'ultimo metodo di cucina scientifico presente all'interno di questo video ed è un metodo che funziona sostanzialmente per incollare tra loro due cibi solidi ed avviene grazie a una molecola chiamata transglutaminasi. La transglutaminasi non è nient'altro che la cosiddetta colla da carne, ossia un enzima che catalizza la formazione di un legame fra i gruppi carbossamminici della glutamina e i gruppi amminici della lisina.
Questo che cosa serve? Serve sostanzialmente a legare fra loro due proteine e a creare quindi un mix di carne che ad occhio sembrano più belli, quindi anche più buoni, e a legare carni tra loro che se no non riuscirebbero a legarsi. Inizialmente la transglutaminasi veniva estratta dalle mucche, ora invece viene prodotta in laboratorio mediante l'utilizzo di batteri ed è sempre utilizzata insieme a una gelatina per aumentare ancora di più le proprie capacità leganti. Oltre a questo, la transglutaminasi viene molto utilizzata in gastronomia molecolare perché permette agli chef di creare dei mix che se no non esisterebbero, come i noodles al gambero oppure le capesante ricoperte di pancetta. Ed oltre a questo permette anche di ridurre di molto la quantità di scarti. Detto questo, siamo arrivati alla fine di questo video dove vi ho mostrato molto brevemente 5 tecniche per trasformare appunto la vostra cucina in un laboratorio chimico. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto e vi lascio in descrizione tutte le fonti che abbiamo utilizzato per realizzarlo. Non vi preoccupate, torneranno i video dove ci siamo sia io e Ricky, ma adesso siamo un po' in una fase di lavoro intenso. E vi do appuntamento, io da solo, ma anche da parte di Ricky, al prossimo video di Fame Chimica. Ciao!